Nelle immagini a circuito chiuso, un trentenne imbratta l'ingresso del lab vaccinale di Firenze è l'episodio che dà il via all'inchiesta. 29 le persone indagate tra Genova e Firenze, tutte appartenenti all'associazione Guerrieri Vivi. Il simbolo è ripreso dal film V per Vendetta, la battaglia portata avanti contro la campagna di immunizzazione. Non esisteva un processo di identificazione della lotta. La voce è registrata, la lotta da organizzare, audio come questo venivano inviati assieme a video di propaganda agli adepti reclutati sui social. Per gli inquirenti, un'organizzazione in parte segreta, strutturata su più livelli. Alcuni erano addetti al reclutamento, altri all'addestramento, altri ancora alla pianificazione delle azioni criminali, tra queste il boicottaggio delle vaccinazioni. Veniva programmata di fatto la sistematica prenotazione dei vaccini e poi alla quale seguiva la diserzione rispetto a quello che era l'appuntamento, cercando per l'appunto di rallentare via via quella che è la campagna vaccinale. Solo dopo aver superato alcuni esami si accedeva alla chat segreta su Telegram, una matricola al posto del nome, nessuno conosceva i vertici, a tutti però erano chiari gli obiettivi. I reati contestati vanno dall'associazione segreta alle minacce e al danneggiamento, agire travisati, muoversi nei punti ciechi, le istruzioni date in chat. Dobbiamo accettare l'idea, recita un audio messaggio, che è necessario lottare in prima persona perché nessun altro verrà a salvarci.